La prima foto di Sofì da piccola, vestita in un modo super imbarazzante. Ma cos'è? Non ridere! No! Signore, signore. Ragazzi, lui sta per arrivare. Sento i suoi passi, mi nascondo sotto il letto così lo facciamo spaventare. Buongiorno, Deep Throater. È tempo di scherzi. Sofì è nella sua stanza, andiamo a spaventarla. Vi vedrà mai. 3, 2, 1. Yeah, yeah! Ma che stai facendo? Tu cosa stai facendo? Perché eri sotto il letto? Ti volevo fare spaventare. Scherzetto. Ma anch'io ti volevo fare spaventare. Siamo una coppia perfetta. I due spaventatori. Spaventapasseri. Ci amiamo. Oh. Ciao a tutti, lui e lui. E lei, Sofì. E questa è la nuova avventura di oggi. Delibro. Anche oggi è una nuova pazza folle avventura. Saluto. Che cos'è questa danza? Sto sciogliendo. Yeah, yeah. Voi siete il Team Trote, la famiglia più bella di tutte. E abbiamo quasi raggiunto 2 milioni di iscritti. È una roba pazzesca. Immaginate quante persone sono 2 milioni. Tantissime. 2 milioni, tantissimi. Però sono tantissime, Trote. Sì, Team Trote, olè. Quindi se ancora non fate parte di questa magica famiglia, dovete aprire. Ehi, ehi, che stai combinando? Niente. Aspetta. Stavo dicendo che vi dovreste iscrivere al canale e entrare a far parte di questa famiglia. Cliccare il bottone iscriviti qui sotto per l'esplodere. Posalo. Cos'è più stupido? Sei pazza! Hai rotto la videocamera, Sofia. Voi non avete idea di cosa ha fatto quella pazza lì? Replay. Nerf sul letto e colpisce in pieno la videocamera. Funzionerà ancora? No, l'hai rotta veramente! Hai veramente rotto la videocamera? Ecco come si vede, con 2 barre nere. No, vabbè, ma costa un sacco. Cioè, è impossibile che si sia rotta, ma veramente. Ma come la fanno di carta velina? Con quello stupido urto. Va bene che noi siamo 2 pazzi, ma non possiamo rompere anche le videocamere. Queste ci servono per registrare la nostra vita. Lo sto sistemando. Non si sistema. Guardate, qui c'è l'occhio della videocamera. Appena io accendo dovrebbe aprirsi l'occhio. Invece non si apre, rimane bloccato. Fai vedere a me. La giusto io che sono ingegnere spazio scienziato. Mannaggia, mannaggia. Son vecchio saggio. Forse ho la soluzione. Bisogna utilizzare degli attrezzi specifici. Forbicine. Romperà tutto, lo so. No, non romperò niente. Ho bisogno di qualcosa per... Prendi questa! Ma che ci devo fare con questa? Ok, forse ci sono quasi. Vediamo un po' se funziona. Wow, sì, ci sono riuscito! Pazzesco! Mio eroe! Ti riesco anche a riprendere. Guarda, wow, che figata. Ciao. Sono o non sono scienziato pazzo ingegneros? Sì. Per fortuna ho salvato la seconda videocamera che Sofì ha cercato di rompere. Ah, ho detto seconda videocamera? Sì, perché già Sofì ne ha rotta una. Questa era la seconda che stavi rompendo. Che ci posso fare se sono così? Chiedi punizione, ok? No, 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 Sofì, non c'è bisogno di metterti in punizione. L'importante è che impari dai tuoi errori. Capisci che non devi essere così pazza. Ti devi calmare. Ma mi piace, pazza. Pazza pazzia, tic tac. Scherzo, ragazzi. Comunque, volevo ricordarvi che signore, è su Spotify. Quindi andate su Spotify, cercate Me Contro Te e troverete tutte le nostre canzoni, sia signoressa che princesa. Così la potrete ascoltare finalmente dove volete. E mi raccomando, mettetela alle vostre feste di compleanno. Vi vogliamo vedere ballare signoressa ovunque. Mio caro cucciolo di panda, cacca e pipì. Non sono io, quello è Ray. Giusto, mi confondo sempre. Mio caro cucciolo di carciofina. Carciofina? Vabbè. Visto che hai quasi rotto una videocamera, per farti perdonare non ti dovrai mettere in punizione, ma dovrai far ridere tutto il Team Trote. Dovrò far ridere tutto il Team Trote? Cosa devo fare? Posso raccontarvi una barzelletta? Cosa dice una papera a un'altra papera? Sono qua. Lascia stare con le barzellette. Forse io ho un'idea. Come ben sai, tra poco è carnevale. Sì. E a carnevale cosa si fa? Ci si traveste di carnevale. Brava. Così tu adesso indosserai i tuoi vestiti di carnevale di quando eri piccola. No.
puoi farmi questo. Sì! No, già l'altra volta per la sfida mangi o indossi ho indossato un mio ex vestito di carnevale e l'ho dovuto buttare. Vai alla clip. Arriva! Posso rindossare un altro vestito davvero? Troppo ridicolo. Ridicolo? Forse vorrei dire troppo divertente. No! Devo andarli a cercare, non so neanche dove siano. Ok, vai, vai. Noi rimaniamo qua ad aspettarti. Lo faccio soltanto per voi, Team Trote, per strapparvi un sorriso. Non per te, lui. E non per te, lui. Non mi scegliere perché ti spruzzo. No, posa, posa quel cosino. Ah! Eccomi. Ma chi hai portato? Ho portato due dei vestiti di carnevale più importanti per me, che ho messo anche per più anni durante la mia infanzia. Ma che roba è? Non ha senso. Pantaloni zebrati. Non ha senso altro, lo so, questo vestito non aveva senso. E ti dirò di più. A scuola all'epoca abbiamo fatto una gara del costume più bello. E indovinate chi ha vinto? Io e la mia compagna, che aveva lo stesso costume però con la gonna. Quindi non ha senso, però piaceva. Sarebbe tipo un animale. Perché vedo piume e... Smettila! Dovevo indossarli? Sì, lo aspettiamo tutti. Per favore, stai calmo. Se tu mi prometti che adesso ti calmi e che non riderai troppo di me, io ti prometto che oltre ad indossare i vestiti ti farò vedere anche un'altra cosa super esclusiva che non hai mai visto. No, no, è quello che penso. Non mi starai dicendo che quelle sono le foto di quando eri piccola? Le mie foto di carnevale. Le voglio vedere immediatamente. Con calma, siediti. Non sto più nella pelle, ti prego, corri. Tu stai qua, adesso indosso il primo vestito e poi ti faccio vedere la rispettiva foto di quando ero piccola. Sovi, dai, aspettiamo tutti te. Io sono pronta, mi sono vestita col primo abito. Prima ti do la foto. Se voi siete pronti per vedere questa foto, non ha senso questo vestito. Ok, Team Trote, state per vedere la prima foto di Sofì da piccola vestita in un modo super imbarazzante. Siete pronti? Via. Ma cos'è? No. Non ci posso credere. Yeah. La cosa che mi fa ridere più di tutte è che ancora ti viene benissimo il vestito. Sono il carnevale. Avete visto nella foto, ero super truccata ed ero molto felice perché per carnevale mi truccavo. Di solito mia madre non me lo permetteva, quindi quando poi per carnevale venivo truccata, per me era fantastico, una magia. Credo che sia così anche per voi, no? Fammi capire una cosa, tua madre non ti permetteva di truccarti, ma ti permetteva di uscire così? Ma questo vestito dovrebbe essere illegale. Non è il giorno più bello della mia vita. Io andrò da lei, da mia madre, e le chiederò: ma tu cosa pensavi quando hai scelto questo vestito per me? Comunque, prendendoci pensare, mica mi ha obbligato a indossarlo. Anche a me piaceva. Io l'ho scelto tra tanti vestiti. Forse perché era rosa, c'erano le piume, paillette, non so perché l'ho scelto. Adesso qui ho un'altra foto che devo dire che è ancora peggio della prima. È un altro vestito. Questo vestito è stupendo, cioè è nettamente superiore a questo. È fantastico. Siete pronti? No, ferma, no, Sofì, ti prego. Non puoi farmi vedere altro oggi. Mi uccidi così. Io già ho riso troppo vedendoti conciata in questo modo. Lo so che non va, anzi esco fuori. Dove sta andando? Ladies and gentlemen, è qui per voi Madame Sofì. Ciao a tutti, ciao. Rientriamo subito dentro, spero non ci abbia visto nessuno. Ok, lui, capisco perfettamente le tue motivazioni. Effettivamente due vestiti di carnevale, due foto mie da piccola, imbarazzantissime, è troppo per un giorno. Quindi io vi dico: se questo video raggiungerà 200.000 mi piace, io vi prometto che sì, indosserò l'altro vestito, ancora peggio, e vi farò vedere la seconda foto che è ancora più imbarazzante. Quindi lasciate tanti like, premete il bottoncino pollice in su sotto il video e avete deciso voi. Ma comunque, aspetta, prima non te la vorrei mica fare franca. Anche tu devi mostrare te vestita da carnevale, le tue foto vecchie, tutto quanto. No. Sì, invece, sì. Ma comunque, la video di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del filtro. E cliccate il video che vi sa per comparire, che sarebbe la ventina di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao. Ciao.